Parliamo di mieloma multiplo, una patologia complessa, importante inquadrarla, conoscerla. Cominciamo con capire che cos'è. È una malattia dell'anziano, è una malattia che colpisce i pazienti fra i 60 e i 70 anni, però abbiamo anche molti giovani, voglio dire, il picco di incidenza è quello, chiaramente in aumento perché aumentano i pazienti. Aumenta la popolazione dei sessantenni e settantenni e quindi aumentano i pazienti con mieloma. Quindi una maggiore incidenza nelle nostre regioni in cui la sopravvivenza aumenta. Una malattia che è particolare per la presenza di lesioni osteolitiche e quindi caratterizzata dal dolore osseo. Questa è la caratteristica principale di questa malattia. Non sempre facilmente diagnosticabile proprio perché il mal di schiena è una patologia che colpisce i tre quarti dell'umanità e non facilmente riconoscibile. Abbiamo dei ritardi diagnostici abbastanza consistenti proprio per questa sua sintomatologia che viene mimata da tante altre malattie. Però chiaramente la diagnosi, aumentando il numero di esami che si fanno rutinariamente, viene diagnosticata mediamente prima adesso. Vediamo anche le strategie terapeutiche. Fino a qualche anno fa c'era forse solo la tradizionale chemioterapia. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Totalmente cambiato e le posso dire che la terapia convenzionale sta praticamente andando, non si usa più. Perché? Perché ci sono dei nuovi farmaci, elenchiamoli. Gli inibitori del proteasoma, che cosa fanno? Chiudono il cestino della spazzatura e la cellula tumorale ne fa molta di spazzatura, è meno brava della cellula normale a costruire le proteine, quindi rimane ingolfata di spazzatura e muore, come si dice, in apoptosi. Ci sono gli immunomodulanti che agiscono sul sistema immunitario e quindi attivano proprio il sistema immunitario contro il tumore, ed altri che sono anche angiogenetici, chiudono l'alimentazione al tumore. Da ultimo sono arrivati da poco gli anticorpi monoclonali. La novità dell'ultimo anno e mezzo è mettere insieme, combinare queste terapie e in questo caso 1+1 non fa 2 ma fa 3, si ha un effetto sinergico e quindi i risultati terapeutici sono stati nettamente in miglioramento rispetto a prima. La curva del progresso non è lineare ma fa dei salti in alto, quindi nettamente migliorata quella che è la risposta alla terapia, quella che è la sopravvivenza dei pazienti, ma quello che è considerato oggi un parametro veramente molto importante è che la qualità di vita è cambiata di questi pazienti. Molti pazienti rientrano al lavoro, lavorano, quindi è un cambiamento epocale fortissimo. Tenendo presente però, come ho detto prima, che dato che stiamo parlando di una popolazione eterogenea di pazienti anziani, noi dobbiamo mirare alla guarigione nei pazienti giovani, ma anche a controllare la malattia nei pazienti anziani che sovente si presentano con altre comorbidità, quindi una cardiopatia, una insufficienza renale, un'ipertensione grave, ci sono tante malattie che possono arrivare negli ultrasettantenni. In quel caso il medico deve essere bravo a scegliere la terapia più adeguata al singolo paziente e la cura che faccia male al paziente è certamente controindicata. Effetti collaterali, quelli delle chemioterapie tradizionali si conoscono, dei nuovi farmaci state imparando a conoscerli e a gestirli? Quando ho detto che è un cambiamento epocale in tutti i sensi, per cui gli ematologi hanno scoperto la neuropatia, che non sapevano neanche che cosa fosse in precedenza, adesso sono dei grandi esperti di neuropatia, perché questo è stato uno dei problemi che abbiamo avuto. Abbiamo avuto dei problemi con i denti, quindi è chiaro che ci sono dei problemi nuovi che sono stati risolti però, cioè il problema è imparare
e quindi sapere come fare la cosiddetta curva di apprendimento di tutti i farmaci, di tutte le cose, ma siamo in grado di gestirle, credo. Parliamo anche del ruolo del trapianto di cellule staminali autologo e il ruolo anche dei nuovi farmaci nell'ambito del trapianto. Quando si parla di nuove cose bisogna ricordare che non bisogna mai buttare via quelle vecchie, quindi nei pazienti giovani in cui si tende alla guarigione del paziente, associare i nuovi farmaci al vecchio trapianto dà ancora al giorno d'oggi dei risultati migliori. Quindi si ha una sequenza terapeutica fatta di nuovi farmaci, trapianti e ancora nuovi farmaci come consolidamento e poi da ultimo un mantenimento della malattia. Quindi certamente sì, il trapianto gioca un ruolo che è ancora importante per un sottogruppo di pazienti, non per tutti. Obiettivo remissione molecolare e anche forse un giorno sospensione delle terapie, è possibile? Sì, nell'ambito del cambiamento epocale certamente ci sono dei pazienti, diciamo una fetta abbastanza consistente di pazienti che non solo ha una remissione clinica ma ha anche una remissione molecolare, cioè andando a scavare anche in profondità la malattia non si vede. In questi pazienti è chiaro che adesso cominceranno gli studi dei tentativi di sospendere la terapia perché l'odore di guarigione è presente, ecco. Questi cambiamenti sono stati davvero profondi per i pazienti, lo abbiamo detto, è assolutamente evidente, per i medici, perché i medici si sono trovati in grande difficoltà e ancora lo sono, perché quando hai a disposizione 20 terapie fra cui scegliere diventa assai complicato. Per le associazioni dei pazienti che non gestiscono solo più le trasfusioni a casa o il paziente terminale, ma gestiscono una mole enorme di pazienti che vuole vivere, che vuole conoscere, per cui i seminari dei pazienti, l'informazione ai pazienti, tutto un mondo nuovo. I decisori che si trovano a far fronte a dei costi che sono triplicati e certamente probabilmente insostenibili se presi così. Quindi tutto questo andrà messo in un unico contenitore per cercare di trovare la soluzione a un problema veramente complicato. E è un problema complicato, non ci sono delle soluzioni semplici.